abbiamo citato molti episodi cult di quelle che furono le edizioni passate appunto del Telegatto, allora volevo farveli un po' riascoltare in breve. Abbiamo menzionato Cecchi Paone, la polemica dell'edizione 2001 quando vinse la trasmissione Grande Fratello, che venne diciamo inserita nella stessa categoria di programmi cultura e intrattenimento, dove c'era anche la sua Macchina del Tempo, e quindi Cecchi Paone andò su tutte le furie così. Sentiamo. Sono soltanto arrabbiatissimo per questo accoppiamento, e gli amici di Sorrisi e Canzoni lo sanno fino al primo momento. Noi facciamo una fatica tremenda per fare cultura in prima serata contro una controprogrammazione pazzesca, e dobbiamo costringere la gente a scegliere fra La Macchina del Tempo, Super Quark e Il Grande Fratello. Non è che avesse tutti i torti, gli diedero ragione un po' tutti, in effetti, su questo. E ora parte il brano Come si cambia, no? Per non morire. Nel corso degli anni poi sono state tantissime le star hollywoodiane a ricevere Telegatti speciali. Nell'edizione del 92, con la conduzione di Corrado e Antonella Elia, ritirava il premio un grande come Arnold Schwarzenegger. Salito sul palco, iniziò a parlare tedesco. Non c'era il traduttore dal tedesco all'italiano. Sentite come andò la gag. Es ist wirklich einmalig und ich bin sehr gerührt, wirklich auch dabei zu sein. Sì, sì, io, es ist wunderschön. Io gli do ragione perché Spaß con la ganzen Welt hier. Andò avanti un quarto d'ora perché dicendo solo italiani, spaghetti e mandolino. Tu prova a interrompere Schwarzenegger se ci riesci. Vabbè, andiamo nell'edizione 1989 a presentare Mike Buongiorno, Eder Parisi. Nella categoria talk show vinceva Maurizio Costanzo Show, a consegnare il premio un grande attore italiano come il nostro Albertone Sordi, e consegnò il premio così, sentite. Sono io che dico che sono molto felice questa sera e ti faccio i miei complimenti, questa è una vittoria meritata. E io ti dico, Costanzo, becca di sto gatto. Mamma mia, risentire becca Albertone. Mamma mia, che ricordo. Maurizio, te lo ricordi? Mi ricordo quando mi sono del gatto. E una volta consegnato il gatto, aspetta, c'è ancora un pezzo, ancora per ricordare Sordi, perché poi subito dopo chiese a Mike Buongiorno, che era lì presente ovviamente, ma perché il gatto? Perché uno magari non se l'era mai chiesto, ma perché venne fuori sta storia del gatto? Sentite. No, quello che volevo sapere, ma perché il gatto? Questo premio è il gatto, perché? Perché siccome il gatto stava sempre davanti al focolare domestico a scaldarsi, adesso al posto del focolare del caminetto c'è il televisore. Ma dove l'hai letta sta cosa? Io sono informato. C'era il gatto davanti al caminetto. Gliel'ha detto Berlusconi questa cosa del caminetto. No. Bello. La banda di RGE.